Questo è Modus del 2000, un'annata non particolarmente favorevole per niente, e come vedete il colore, come si conviene ai migliori Super Tuscan, un colore molto intenso, fra l'altro se guardate un rosso rubino che vira sul granato ma non eccessivamente, pensando ai 7 anni qualsiasi Brunello del 2000 è già granato abbastanza. Qui invece chiaramente il Cabernet e il Merlot sorreggono la componente del colore in maniera, del Sangiovese, in maniera abbastanza egregia. Nella consistenza anche qui siamo sui livelli direi dell'Odola Nuova, forse qualcosina meno, ma comunque sicuramente un vino importante. Andiamo a annusarlo e sentite, ecco, i profumi completamente diversi da quello che abbiamo assaggiato finora. Non solo perché qui non c'è solo Sangiovese, ovviamente, anche perché ci sono tutti questi anni in più di invecchiamento. Sentite il profumo, forse il primo è di frutta sottospirito, o il famoso cassis, che altro non è che un liquore, un'infusione di frutti di bosco, un liquore francese, ma ecco, la nota che più, diciamo, ci seduce è questa spezzatura morbida di sottofondo, anche un po' dolciastra, un po' sulla cannella, un po' di una sensazione di liquirizia abbastanza accesa, cuoio, anche il tabacco, sentiamo abbastanza netto, sentiamo le spezie anche un po' strane, tipo magari una puntina di cardamomo, questa per aromatizzare qualche tè, avete presente? Anche qualche sensazione ferrea, qualcosa un pochino, un po' di lacca, un po' di smalto. Questi sono sentori normali di un vino che ha un po' di invecchiamento e chiaramente sono sentori che fanno comunque, diciamo, trapelare quella che è la nobiltà del vino, insomma la selezione accurata che sta dietro un prodotto del genere. Andiamo a sentire in bocca ovviamente se c'è corrispondenza. Questi vini, sapete bene, quando nascono sono molto duri, sono molto aspri da bere, molto acerbi, si sente, sono troppo giovani, si dice sempre aspettiamo, si ammorbidiranno. Vedete in bocca come l'ingresso e anche la permanenza in bocca non è assolutamente dura, è un vino morbido in questo momento, però sostenuto da un tannino e da un'acidità ancora vivaci. L'alcol, sensazione alcolica, direi non è presente, o perlomeno cioè non presente a livello fastidioso. Tannini belli concentrati, belli fitti, sentite questa punzecchiatura sulle gengive, direi piacevole. Come alcol ancora 13,5, risparmio sulle etichette, come si diceva tempo fa, sempre la stessa. E ecco, comunque c'è questa nota di quasi di, non lo so, di frutta caramellata, di frutta che molto 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 intrigante. Ecco, che in bocca si risente questa nota di viene fuori questa spezzatura. Sentite la permanenza di questa frutta sotto spirito che vi rimane in bocca veramente per 7, 8, 9 secondi, veramente veramente molto lunga. Ecco, qual è il problema, se c'è un problema di questo vino? Come diceva Mauro, questi sono vini effettivamente da bere così favolosi, però se dovessi cominciare a abbinarli e a berli a tavola potrebbe diventare complicato bere il secondo bicchiere. Però bevendo un bicchiere, assaporarlo per fare conversazione al di fuori da un pasto, questo è un vino splendido. Diciamo, stai lì, ci ritorni a berlo dopo, ne parli, ne riparli. Anche, sì, sicuramente, però non diciamo a tavola con la carne, con l'arrosto, parli e mangi un pezzettino al pecorino, chiaro. Quindi ecco, un pomino effettivamente fa sentire la sua stoffa, la sua classe. Da parte sua il discorso dei prezzi, effettivamente il Modus è stato un vino che nonostante le impennate dei prezzi è sempre rimasto un prezzo piuttosto abbordabile, anche ora 25-26 euro, sbagliato, giusto? 25-26 euro, che per questa tipologia di vino è, diciamo, un prezzo direi più che onesto. Poi insomma, diciamo, quello è il... decidete voi in base, insomma, a quello che siete da comprare. Però ecco, vini di questa stoffa, di questa importanza, spesso di prezzo si trovano anche piuttosto elevati.